Ragazzi, bentornati su QDSS, avete visto le risate all'inizio, le troverete all'interno di tutto il video perché questo racchiude tutto il bello di Kingdom Come Deliverance. Si fa per dire. Comunque sia, avrete notato anche che non c'è pubblicità su questo video ed è perché è un video offerto da Vikings War of Clans. E questo giochino con un impianto molto simile al classico GDR anni 90 e Redez ne sa qualcosa. Sì, purtroppo provengo da quegli anni lì e giocavo tantissimo a Heroes e Mighty Magic, che all'epoca era un bel gioco. Oggi ci sta Vikings War of Clans. Vi lasciamo il link in descrizione, ci sono alcuni bonus. Ovviamente supportate il canale se lo scaricate, altrimenti non lo supportate. C'è un botto di videogiocatori, tipo 20 milioni, una roba del genere. C'è un botto di gente, c'è questo gioco in cui tutto cambia perché cambiano i territori, cambiano le forze in gioco. Insomma, è un gioco che se vi piacciono questi tipici gedroni vi farà sicuramente abbastanza piacere. Ma bando alle ciance, partiamo con il succo di questo video e partiamo con Kingdom Come. Trovate tutti i gameplay ogni domenica su Quei Due su Server 2. E io direi di partire riscaldandoci piano piano. Diamo una piccola carrellata di glitchottini. And now I'll fix you good and proper. Stai per imparare come funziona la giustizia. No. Ma che è? Aspetta. No, ma questa no, ma che se... la forza seconda. Afferra il corpo. Aspetta, scusa, Fifi, dall'altra parte. Afferra il corpo. La. Però non... La gamba. Insomma, in questo gioco così realistico, se fischiamo alle persone che dormono. Fischiamo. Cioè, vai, puoi andare, sei libero. Che cazzo succede? Si è buggato! Ma che è successo? Io non ho capito che cazzo è successo. È scomparso, deve essere da questa parte. Sei morto. È scattato. Ma che è sto gioco, raga? Ma che è? Non ha senso, i dialoghi. Sì, siamo immortali! Sì, però, no, non sei immortale, ma il prossimo muori, hai perso i sensi. Mo c'è scattato, per forza. Resusciterò. Perché io sono Dio. No, mo muori. La tua canzone. No, non rimena, fe. Io non sto facendo niente, è uno zombie, si muove da solo. E quindi? E quindi niente, siamo immortali! Siamo immortali! Non siamo immortali! No, t'hanno steso per forza! Mi rialzerò! Sempre, mi rialzerò! Ma non è normale! Ma è sempre disarticolato sto collo! Spostala con i piedi, spostala con i piedi! Rilasciamo la donna! Spostala! Ha sempre il collo molto disarticolato. Ma che cazzo? Ma che cosa è quello? Madonna! È una fottuta faina questo. Che cosa è successo? Te l'avevo detto che valeva la pena combattere. Che cosa è successo? Non partono gli attacchi. Ma si è bloccato qualcosa. Cadi una gran puttana. Addio. Non so dove andare. Cosa sto Cosa? Sì, ti ha fatto scendere da casa. Dove sei? Sei dentro. Stai volando? Ma che è sto gioco, raga? The fun's over. I'm going to enjoy this.
wring your neck, you cur. You call that combat? Ci siamo buggati. Ma hai buggato il gioco dentro a 10 minuti 7 volte. Ti sembra normale a te? Slocca. Ma poi sto cavallo anomalo che c'è un culo gigante. No, è la prospettiva. Ho capito, ma come sta messo? Ah, partita finalmente. Capita che giocando a un gioco così brutto si diventi creativi. Insomma, cioè sei tu che diventi creativo perché ci hai messo del tuo, hai scritto una poesiola. È un riassunto. Una poesiola, se vogliamo. Sentiamo. Lo guardo e lieto a rivelarsi pure in tardo modo l'umil bottega d'un molator di Frodo. Non gli si incula mola, ferri e attrezzi, e se poi chiama aiuto, sti gran cazzi. L'armi son pronte, lucide e letali, ci sgozzeremo le genti come fossero maiali. Lo shopping di Boemia proponde gli altri ferri, di pregio senza dubbio, per fare affondi e perri. Rubarli è l'intenzione, e s'ammazza il commerciante, fulminea è la reazione del guardio saltellante. E fuga, o miei signori, pel centro e per li vichi, ca uno a 10 siamo cacciati per l'ombrichi. Si pugna alla fin fine con armi ben molate, ma lo nemico è furbo, fazion sincronizzate. La morte non s'aspetta, ma puntualmente giunge, e chi più ne ha ne metta, di spada in cul ci punge. Si torna alla bottega col piano ormai ben chiaro, la merce la si frega, poi via come uno sparo. Si inculano le spade, s'arraffano le asce, ma giù dalle contrade lo sbirro spona e nasce. S'ammucchian li soldati a chiuderci lo passo, son stati triggerati dal bel furto con scasso. E quando ormai son tanti che appaiono un plotone, noi li si incula secco zompando lo bancone. E giù pel bel paese, diretti alla campagna, in sella al gran garrese d'un baio da battaglia. Ormai si può pugnare con roba che costava, ci resta sol di andare a sollazzar la fava. Si incontra una pulzella, si invita ad un passeggio, lei non ci guarda e accetta, forse s'aspetta il peggio. Si corre un po' per giuoco, ma il puzzo le è assai forte, ci laveremo nel fuoco e poi apriremo le porte. Romantici ed audaci s'allunga un appendice, però non è la mano, è il cazzo, lei ci dice. La si riporta indietro con scroto infagottito, si monta sul destriero e s'alza il medio dito. Questo è difficile da spiegare. Sì. Perché tutti quelli che stanno sul secondo canale ormai lo conoscono. Sì. C'è stata anche una maglia dedicata al Balivo che non tutti si sono potuti aggiudicare perché era in versione limitata. Ora, spieghiamo la storia del Balivo. Capita che in un gioco esistano i personaggi principali e i personaggi secondari, addirittura gli NPC proprio, quelli proprio la monnezza. Bene, in Kingdom Come Deliverance il grande protagonista è proprio uno di questi personaggi di contorno, ovvero il balivo di una piccola cittadina che si chiama Uzizz. Nelle nostre scorribande siamo capitati a Uzizz e abbiamo notato che si potesse fare violenza su chiunque in città con una minima resistenza da parte delle forze dell'ordine, che una volta sgominate erano ridotte a un unico individuo, cioè il balivo della città. Ora, questo è un bug, cioè abbiamo capito dopo essere un bug, perché di solito arrivavano le guardie a corcarti di mazzate se facevi qualcosa di brutto all'interno della città, e non è che così, se dici così poi la gente dice vabbè, ma non sapete giocare, giochiamo così. Quindi abbiamo visto che c'era questo piccolo bug e l'abbiamo sfruttato un po' troppo anche. E adesso facciamo partire i ricordi, i feels. Questo è stato il nostro primo incontro col balivo. Ah, il balivo, parla col balivo, vediamo che cazzo hai fatto di così grave. 350 ci chiedono. Il balivo deve morire male, cioè. Oddio, sono emozionato, stai per stendere il balivo. Io gli fregherei tutti i vestiti, andrei in giro vestito da balivo. Che poi ci siamo sorpresi nel vederlo di nuovo in azione. Questo tizio si era rialzato. Questo chi è? Puoi fare la resa! Ah, il balivo che si è rialzato! Si arrende, si arrende, si arrende.
L'ha ammazzato? No, vedi che non lo puoi uccidere. Saccheggiare e toglierli la accetta però. Ora, stavamo in locanda, è partita una cutscene e è arrivato questo balivo. Il problema è che era in mutande con un bastone in mano e non c'entrava assolutamente niente nel contesto. Però noi l'avevamo lasciato esattamente così. Siamo degli animali. Barry, imbriaco perso. Enough of this. Text me again, father. Col bastone, un uomo distrutto. Ora, nelle cutscene questo balivo si crede un grand'uomo, ci minaccia, fa la voce grossa, ma poi appena si torna al motore di gioco si caga addosso, c'ha paura di noi. Lui è il protettore della città e a un certo punto, terrorizzato, scappa. Ovunque, ovunque siamo, lui scappa. Cazzo, sei brutto con la mascella disarticolata. You may have had the honor. Vabbè, ci presenta e dobbiamo andare a fare la... Il balivo è quella sulla sondata. Ma perché? Se sono scappati abbiamo tutto meno 3, meno 2, meno 1. Ora, il motore di gioco funziona in questa maniera, no? Tu stai nella città, fai qualche cazzata, rubi, sgozzi uno per strada perché ti capita, e il balivo arriva. Lui arriva perché è il braccio della legge, non violento, perché appena ci vede lui fugge terrorizzato. Il balivo, oddio. Abbiamo iniziato a scherzare su questo balivo ultra bullizzato e abbiamo iniziato a ipotizzare, ma così in maniera molto scherzosa, che ormai si fosse ritirato, che vivesse come un eremita, terrorizzato all'idea di incontrarci. Non potete immaginare la sorpresa nel vederlo barboneggiare in casa degli altri, dormendo a terra sulla paglia. Ma senza senso proprio. Non è che dormiva nel letto? Ma perché il balivo, dorme a casa dello scrivano? Ha rimbalzato la freccia, è morto. Balivo, balivo. Tanto devi scavalcare. Me lo placco. Hello! Che cosa ha fatto? Io ho dormito un'ora e al mio risveglio... Guarda, ormai è un barbone. Aspetta, ha visto. Well, ma guarda chi è strisciato fuori dalla tana. Guarda. Lui, il balivo. Ha imparato. Che Dio, che grande... No, beh, che fantastica sta cosa. È lui. È il balivo della maglia. Gente, non può avere la maglia su di noi. Cosa? Dove l'hai messa? Sta prendendo fuoco. Come ha fatto ad arrivare là sopra? Sta prendendo fuoco il balivo. Tanto non muore, cioè, tanto è immortale il nostro balivo. Guarda, stavamo appunto dicendo, forse in questo gameplay manca quel qualcosa. Eccolo qui, quel qualcosa. No, ma puoi parlarci adesso? No, niente. Non... Però è sereno, è come se avesse smesso di lottare. Guarda quanto è sereno. Sai che potremmo... Vabbè, ecco, come tiro a bersaglio. Stavo pensando la stessa cosa. Stavo esattamente pensando questa cosa, cioè... Maestro nella scapologia. Ma più l'occidiano più diventa forte. Questa non è neanche la sua forma definitiva. Ok, vabbè, il balivo è una cosa, finiamo col balivo, ma il gioco di per sé ha tanti altri problemi. Qual è il problema principale? A un certo punto prende e si blocca. Dovevo prendere il pollo. Ma perché? Se riuscirai a battermi avrai il mio arco. Se perdi dovrai pagare, quantomeno hai qualche moneta. Non abbastanza. Allora mi sarai debitore e lavorerai per pagare. No, devi menare. Devi menarlo fuori.
Non ho fatto niente. Ma io mi sto trattenendo perché c'è la telecamera. Io mi sto trattenendo tantissimo, sappiatelo. Ma questa cosa è quanto di più assurdo possa succedere. Guardate qua, sapete quanti sono questi? Ecco, come che le mie dita sono grosse, tutte in culo a chi sono io. Non sappiamo cosa abbiamo fatto di male a Serrazig. Ipotizziamo che durante la gara di tiro con l'arco Serrazig abbia perso la nostra fiducia perché noi abbiamo tirato fuori un arco. E come tutti sapete, durante una gara di tiro con l'arco, l'arco non può essere estratto, perché altrimenti perdi la fiducia delle persone. Ma c'è stato un momento in cui il gioco si è bloccato sotto suo suggerimento. Cioè, ci ha proprio detto: premi sto tasto, stronzo, premi se ci credi. Perché c'è scritto resa in basso a destra? Perché c'è scritto resa e stai giocando col gamepad? Ho premuto G, voglio vedere cosa succede. Premi G per crashare. Io, e dai, questo è un gameplay di 5 minuti. Ovviamente le cose strane non finiscono qui. Sul secondo canale domenica scorsa è uscito il gameplay, e l'ultimo gameplay è stato un devasto di bug uno dietro l'altro. Non sappiamo quale congiunzione astrale sia successa, ma ce ne sono capitati di tutti i colori. È un capolavoro, andatelo a vedere, perché anche lì il gioco si è bloccato. Non mettiamo nel best of quelle scene perché dovete andarle a recuperare, il gameplay è troppo fresco. Detto questo, speriamo che vi siate divertiti con questa bellissima carrellata di Kingdom Come Deliverance. Se tanto mi dà tanto, tra 5-6 mesi ne avremo un'altra da fare, no? Ci vediamo fra 5-6 mesi. Ormai muore se lo afferri. Con l'arco, ti sta tirando con l'arco dentro la taverna. L'unica cosa che possiamo fare è picchiare il vecchio. Tanto gente entra, tanto gente entra. L'ho ammazzato con l'arco! È da ripetere! Tanto gente entra. Almeno facciamo qualcosa di diverso che tentare di prendere una birra. Non è possibile, ragazzi! Non è chiudi la porta. Non sto toccando niente. You there, stop! Surrender! E porca troia, sto cesso! Ma tanto ormai sai che succede, no? No, no. Scusate ragazzi, scusate, ho perso le chiavi un attimo, scusate. Devo... ecco, grazie ragazzi. E mi raccomando, trovatelo quell'assassino, perché... perché nessuno ha detto niente? Aspetta. Togli quest'arma, togli. Però, orco, togli l'arma!